un intellettuale che coniuga storia, storia economica, filosofia, sociologia, politica, un intellettuale ben piantato nelle radici della sua Torino operaia, che ha girato università un po' in mezzo mondo. Sì, questo sì. Eh, questo sì, che, come docente naturalmente, ma che è stato anche ricercatore, formatore e consulente di aziende, anche nominare le aziende è riduttivo. Parliamo dell'Eni, della Galbani, la Telecom, la Tim, la Barilla, la Finmeccanica e svariate banche, oltre che naturalmente incarichi numerosi in comitati scientifici e fondazioni che riguardano tutto lo scibile umano. Lei è uno che dorme poco come Andreotti? Dormo poco, sì. Eh, questo è un vantaggio. Non so no? se dormo così poco come dormivano Andreotti, ma con l'età dormo sempre meno. E questo è un grande, grande privilegio. Lei ha cominciato però anche molto presto a lavorare, sì, certo. a 15 anni. Famiglia umile, casa di ringhiera? Famiglia umile, un operaio fotoncisore, diciamo aristocrazia operaia, però che insomma, viveva in una casa di ringhiera. Che roba strana dire fuori. aristocrazia operaia. Sì, perché mio padre andava a lavorare in bicicletta tutte le mattine, ma l'ho sempre visto con la camicia e la cravatta. Con la cravatta sì. che ne aveva solo una, nera, però metteva sempre la cravatta, sia in casa sia fuori. Poi, quando arrivava per un periodo ha lavorato in una foto incisione, in una fabbrica non molto grande, poi, gli ultimi anni della sua vita, dopo due anni di licenziamento per la sindacale fatto il foto incisore della stampa, la nostra vita è cambiata, però siamo andati a stare in una casa che aveva il bagno, ecco, una cosa per... e capì che probabilmente... Si stava meglio, insomma, codendo di queste cose. Famiglia cattolica, sì. il nonno uno dei, dei primi iscritti al Partito Popolare. Sì, mh, sì. Ucciso sì, dai fascisti. Martire fascista. Questa è un'eredità morale, no? Sì, un'eredità morale. Io ho un il suo cappello da ferroviere macchiato di sangue. Sì, sì, lo tengo. Lo salì sul treno, era un capostazione viaggiante. I faciliti l'avevano inseguito. Lui salì sul treno, salirono anche loro, lo massacrarono di botte e lo buttarono giù dal treno alla stazione di Villanova d'Asti. Cadde e morì. Mio padre aveva due anni, mia nonna aveva 22 anni. Quindi è stata un'esperienza importante. Il popolo faceva politica. Com'è possibile questa iscrizione al Partito Comunista Italiano venendo da una famiglia così? So che lei ha chiesto anche il permesso al Cardinal Pellegrino? Sì, Però... sì adesso, sì. insomma, andammo con papà e mi ricordo gli dissi. Credo che sai che non mi ricordo più se era già cardinale, o era solo ancora direttore del seminario di Fossano. E fu un colloquio che si fece in Piemontese il Cretto. E per la tessera alla figlia, sì. Cosa fai domenica? cosa hai fatto domenica? comunicate, ti sei comunicato, sì, 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 sì monsignore, sì, sì, Beh, allora va, fammi non perdere tempo. <ride> non farmi perdere tempo, iscriviti pure basta Scriviti che ti pure, a basta, che tu vai a mesa e ti comunichi. È un po'. Questa, è un po lo spirito di Torino, non a caso ha dei, ha dei grandi santi sociali. No? Dove è finita la classe operaia, Sapelli? E' è cosa finita l'anno, essa... l'ha ingoiata la vendita finanziaria e il sindacato cosa fa per la classe operaia? Il sindacato fa quello che può, è una delle co poche cose che ancora che ancora, che ancora legge. Io ho, ho lavorato per molti anni nella CIS, questo spiega come sono un po' un pazzo perché so, sono mm -hmm. uscito dal PC nell'84, però quindi ho avuto tempo di meditare. Sono stato iscritto ancora fino all'altro anno alla federazione pensionati della CIS, figurati dove c'era un grande dirigente, Gigi Bonfanti, che purtroppo non c'è più. E il sindacato fa quello che può. È ancora un corpo intermedio che regge mentre tutti crollano. Eh, certo che eh, sono stati inferti dei duri colpi alla logica sindacale, come li intendevamo noi, per esempio io vecchio mendoliano, vecchio contrattualista, il sindacato contratta, Meglio se i suoi dirigenti sono degli operai e non degli intellettuali un po' diciamo estremistici oppure dei, o degli studenti non laureati. No? Ecco. Quindi, E poi, poi soprattutto io sono stato legato alla vecchia idea del sindacato come associazione, contano gli iscritti nel sindacato. Il sindacato deve essere fatto dove ci cioè deve essere una prevalenza dei lavoratori a più che hanno un ruolo centrale nel lavoro e nella fabbrica. Quindi, E poi dopo se fai un contratto devono votare solo gli iscritti al sindacato, non anche quelli non iscritti. Eh, oggi questo non si fa più. De Gasperi diceva ah. che per i cattolici era prioritaria mm. la questione sociale. Vabbè, certo. E oggi noi possiamo adagiarci sul PNRR eh, convinti di una ripresa apparente? No, anzitutto perché... Come cattolici e anche come non cattolici, anche perché tutta la DC che rinasce con la resistenza e la DC di Camaldoli, no? che, 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 che supera poi quelle erano le posizioni del, partito, del vecchio Partito Popolare, glorioso, certo, ma che va fatto il suo tempo, come si vedrà poi col ruolo di Sturzo che non interpreta il nuovo. No? Erano tutti keynesiani, diciamo, un leader come Fanfani, un grande profeta come La Pira che influì molto sulla mia formazione, erano tutti per l'economia mista. L'economia mista. E il PNR è frutto di quello che io chiamo l'ordoliberismo, invece questa dirigere l'economia dall'alto, quasi che è crollato l'Unione Sovietica, che è venuta sull'Unione Europea. Si è un po' come le quote carne, le quote latte che si faceva con la politica agricola. Si dice, ecco, quindi questo modo, questo neodirigismo, che poi adesso confina con un neopopulismo, no? perché adesso ah, bisogna avere soldi, aumenta il prezzo del gas, non ci preoccupiamo di vedere quali sono le cause strutturali, ma diamo dei sussidi. Io queste cose le ho viste in Argentina e portano alla rovina. Quindi il futuro sarà pieno di scoperte, perché scopriremo che questi liberisti, alla Draghi anche, eccetera, sono quelli che adesso danno soldi, a, certamente per tamponare le falle ma bisogna mettersi per costruire una nuova nave se no. ed, è, ed è qui che le chiedo eh, citandola eh. bisognerebbe tornare all'assetto politico di una repubblica fondata sui partiti abbiamo scelto i leader e non più le idee sì direi che beh, non che abbiamo si è, è stato stat fatto di tutto perché la gente non avesse più speranza e non credesse più possiamo chiamarle ideologia, no, non avesse la politica come comunità di destino, ma la comunità di destino si fa attorno ad un programma politico, e quindi questa è la, è la cosa, anche perché abbiamo matematizzato tutto, abbiamo, eh, poi abbiamo questa mania che tutti i giorni parliamo del, della moneta, dell'economia. Anche nelle famiglie, no? Sembra che tutti i giovani devono fare gli economisti, no? Perché sennò, no, ecco, c'è stato questo arretramento intellettuale contro l'umanesimo. Contro l'umanesimo. Questo è stato una... Che poi è frutto di questo neopaganesimo imperante, no? Diciamo, la questione religiosa è legata alla questione politica. Certo, l'individualismo spinto, no? E... Il mio vecchio amico Barcellona lo chiamava l'individualismo proprietario, no? Mm. Questo è una forma di, di, di liberismo economico che diventa un nichilismo perché se tu non. Cioè, il mercato, se non ha una morale di sostegno, è un'arma terribile perché si venderebbero anche i bambini. Siamo già arrivati a forme simili: non vendiamo i bambini, ma vendiamo i feti no? perché affittiamo le mamme. No? Quindi, questa cosa è la degenerazione del sistema capitalistico. Ma eppure c'è la maggioranza delle persone che pensa che sia sempre esistito e che dovrebbe esistere sempre, invece è un sistema economico abbastanza recente e quindi se ne andrà prima o poi. E speriamo che ci sia un po' di comunitarismo, un po' di solidarietà, delle nuove forme. Quello che mi colpisce, dato che sono in una televisione che si ispira al cattolicesimo. Il, il documento economico più bello del Novecento è la Caritas in Veritate, ma che nessun cattolico legge, dove eh, Papa Benedetto XVI parla chiaramente delle diverse forme di proprietà, proprietà privata, però c'è la proprietà collettiva, comunitaria, il not for profit, su cui io ho lavorato tanto, teoricamente ma non serve a niente. Invece adesso c'è il volontariato dove ti fai rimborsare anche la spesa del taxi. Cioè, quindi è una cosa, una cosa un po' strana, diciamo, questa carità pelosa che viene dall'alto. No? Quindi abbiamo, abbiamo rovinato anche la carità e la misericordia, perché ne abbiamo fatto una professione. No? Come se ne esce? Se se ne esce. Lei parlava di ricerca di nuove forme. Beh, mm, nuove forme sono già in atto, perché la società reagisce. E le banche cooperative, nonostante i vari Renzi di turno, perché l'Italia è l'unico paese al mondo dove si colpisce la banca cooperativa e l'impresa cooperativa, mentre altrove si favorisce. Quindi noi abbiamo avuto qui un, un liberismo piuttosto, diciamo, come sempre, straccione no? di secondo piano. È un capitalismo straccione con delle classi dominanti straccioni e anche questi intellettuali di corte, questi economisti di corte, fanno veramente pena. Ma al di là di questo, come, come usciamo? Già, già la società reagisce, in tutto il mondo le imprese cooperative continuano ad agire, sia nei paesi avanzati che nei paesi non avanzati. La solidarietà non con rimborso, ma la solidarietà vina, continua cioè, ad andare avanti. Quello che impensierisce è la distruzione che abbiamo fatto in larga parte del mondo occidentale dell'istruzione della cultura. In Italia poi l'abbiamo fatto dalle elementari fino all'università. Il 3 più 2 è stato un, un genocidio. Quest'idea che i giovani si devono laureare in fretta, poi a parte questa alternanza con la lavoro dove poi si rischia anche di morire no? in fabbrica. Quindi credo che la cosa principale se si vuole cominciare a fare qualcosa politicamente, bisogna lavorare sulla educazione, sull'istruzione. La sfida e educativa. E chiudere alcune università che fanno veramente, veramente vergogna al cielo. Resta sempre la sfida educativa la priorità per, una, sì. per la questione antropologica. E poi l'organizzazione no? dei lavoratori. cioè Chi lavora deve cominciare a organizzarsi. Ecco, i partiti devono organizzarsi in un altro modo, devono riesistere no, o ci ma sono certo che segnali? Riesistere. Perché a me, a me pare che eh, viviamo eh, nell'indifferenza totale verso un piccolo gruppo di autoreferenti. Sì, questo se ci fosse qui un, un amico politologo, ce ne sono alcuni di molto intelligenti, ci parlerebbe del sistema proporzionale, maggioritario. No, io credo che queste, queste cose... Bisognerà discutere, eccetera. Ma non è questo. Ma non è solo questo. Bisogna riprendere, a ripensare la società. Che cosa non va della, della società? Cioè, bisogna capire che c'è un pregiudizio che condividono sia i marxisti filosofici, noi in economia, e i liberali e i liberisti. Che il centro della società sia l'economia. Invece il centro della società è la società. E chi dirige l'economia è sempre la cultura. Quindi bisogna prima di partire per ricostruire dei partiti, perché se no si fa delle associazioni personali, no? infatti ce ne sono tanti. Avevamo i partiti leader. personali, adesso ci sono i partiti che io chiamo neocacichisti, no? che sono come in America Latina ci sono i cacicos, cioè sono degli imprenditori politici circondati da dei fiel, da dei fedeli, che li finanziano spesso e li portano su e questo coincide con la patrimonializzazione dello Stato. Usano lo Stato per distribuire favori. E' ciò che sta capitando. Anche il PNR è una gigantesca patrimonializzazione delle risorse europee. Abbiamo mutualizzato il debito già un passo avanti, però adesso lo stiamo disperdendo perché non abbiamo una Costituzione europea, non abbiamo una legge, non abbiamo una Costituzione. Quindi bisogna cominciare a pensare, a ripensare al mondo e solo se si ha una teoria della società si può cambiare. E a proposito di Europa, eh, l'instabilità politica delle nazioni europee, che più andiamo avanti, più è marcata, ma anche l'instabilità degli equilibri mondiali, a suo parere da quando datano? dato dal fatto che quando crolla l'Unione Sovietica, che è stato un grande esperimento, una grande delusione per molti, eh, o per me che ho sempre avuto una posizione molto vicina a Trotsky, eccetera, quindi dal punto di vista, insomma, ho sempre visto nell'Unione Sovietica una forma di capitalismo monopolistico di Stato, come c'è adesso in Cina. Variava solo il grado di dittatura terroristica, in Cina era all'estremo. però crollata, che fu l'Unione Sovietica, bisognava fare una nuova ialta, bisognava ridefinire i confini del mondo. Il non averlo fatto ha aperto conflitti tra la Russia e le potenze europee che si sono divise su questo. Basta vedere per cosa capita in Ucraina, no? l'atteggiamento diverso dei tedeschi rispetto ai francesi o agli inglesi, no? o ai canadesi, vabbè, loro lo fanno perché hanno una vita. E gli italiani? Noi abbiamo avuto sempre un ruolo molto importante quando c'era ancora l'Unione Sovietica, perché facevamo da ponte, eravamo dei vassalli che facevano ciò che l'imperatore non poteva fare. Quando si bombardava da noi, la pira prendeva e andava a trovare Ocimini. Voglio dire, eh, neg negli anni 30 gli agnelli costruivano la littorina, i treni, in unione sovietica. Agnelli, nipote, poi ha costruito che cosa? Togliati i gradi. Quindi noi abbiamo sempre fatto da ponte. Insomma, Basta, come abbiamo fatto da Ponte anche col Mondo Arabo. Cioè, insomma, basta leggere le edizioni di Storia e Letteratura, ha pubblicato recentemente una parte dei diari di Andreotti proprio sui rapporti con Gheddafi Sono interessantissimi per capire cosa sta capitando, cosa succede oggi. Quindi di lì il mondo non ha più avuto una regia ed è emersa questo pericolo per la civilizzazione mondiale che è la Cina. Perché sa. Eh, la Cina è un mondo senza religioni, ha solo delle morali, quindi si può fare di tutto. Se tu non hai un, una trascendenza, ma hai solo una morale, la morale confuciana, poi una morale del nome, puoi uccidere, massacrare, eccetera, come stanno facendo loro, con una pregiudicatezza terribile. Ha lasciato aperto il varco alla, al dispotismo asiatico cinese e l'Europa non ha trovato un ruolo internazionale. Eh Anche noi abbiamo cero... aperto la via della seta addirittura. Ah beh, poi questa cosa c'è la debolezza dell'Italia, perché, perché l'Italia ha, come, e torniamo al filo che lei aveva dipanato prima, l'Italia non avendo più dei grandi partiti, eccetera, ha dei singoli personaggi che lavorano per le potenze straniere, quello che diceva Gramsci, parlava di crisi organica dei partiti, lui, lui si riferiva in situazioni storiche molto diverse al partito fascista e al partito socialista. Quando i partiti non hanno più insediamento territoriale e una cultura vengono dominate o da cosche, eh, appunto il termine giusto, da delle cosche, oppure da delle potenze straniere. Quindi sappiamo benissimo che in Italia... Ma, ma come sempre, come è successo sempre in tutto il mondo. Solo se c'è un partito questo viene posto a freno, sì, sì, rientra nell'ambito delle relazioni tra le potenze, tra le medie potenze. Noi siamo una media potenza che però ha perso il suo ruolo e purtroppo dopo la morte dei grandi della politica italiana, Andreotti, Grazie. Colombo... Eh. E anche lo stesso Fanfani, insomma, no? Anche se non ha avuto un ruolo così diretto. Noi abbiamo, abbiamo ancora adesso facciamo capatica a trovare la nostra collocazione di politica internazionale. E quindi siamo più permeabili a queste pressioni che gli americani, che sono arciono lo chiamano soft power, no? Un tempo invece i classici della, della, della politica la chiamavano influenza diretta o indiretta. Nelle università, negli istituti di cultura Tutuari, confuciani, Oppure lobby che forse oggi, oggi che siamo in un mondo anglosassone come linguaggio, non come stile, forse non dovrebbe usare. <ride> non come stile. Beh no, direi di no, basta vedere la pornografia che tutti i giorni la televisione di Stato ci fa vedere. Parlo di una pornografia del gusto, insomma, soprattutto. La speranza dov'è? La speranza... Eh, come molla per l'agire, per il fare, per lo studiare, per lo scrivere. Lei è prolifica, ho scritto decine, ho contato 70 li libri, probabilmente sono sì, un po' di più. I libri importanti sono 4 o 5. Ho capito, però conterà pure averne scritti anche solo come tempo, come ore destinate a. Ho lavorato molto, non ho mai avuto weekend. Ho avuto, diciamo, la sfortuna di non avere figli e quindi. I miei figli sono stati i miei studenti, i miei libri e molto spesso anche dei giovani manager con cui ho fatto molta formazione. Un tempo quando si faceva ancora una formazione non per insegnare public speaking, no? come fanno adesso, ma tutte cose che bisognerebbe già sapere. No? O essere leader, come se si potesse insegnare a qualcuno di essere leader. Cioè una e... Mi diceva da dove prendo la speranza? Beh, innanzitutto, insomma, avere una fede e essere cattolici: il fatto che, che pensiamo che la morte non è una rottura, ma una trasformazione aiuta è una cosa. È, vero, è una cosa molto personale. È anche una concezione Guarda. finalistica della storia, no? Per cui tutto in qualche modo mm, tu tutto si tiene, no? sì, e poi c'è l'amore, c'è l'amore per mia moglie, ad esempio. Che ci ah, sì, lei ha detto che l'amore per Claudia, che lei ha sposato poco tempo fa, eh. È una delle tre grandi passioni che lei ha avuto nella vita... Ma dove l'ho detto? No, 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 lei ha detto le altre due sono l'Olivetti e l'Eni. Io ah, spero, sì. non <ride> spero non in quest'ordine, spero eh? non in quest'ordine. No. Quando ho capito che studiare, imparare, apprendere, mentre faceva l'operaio, era la cosa che amava di più? Quando, era una passione? Quando ad Alberto Minucci e Ugo Pecchioli, dopo che mi chiesero se volevo... che loro volevano mandarmi a Mosca, alla scuola del PC. E io dissi, no, io voglio, io voglio studiare, voglio... Eh. Ho detto, ma ti prendiamo dietro? No, no, io voglio studiare in Italia, voglio stare qui, voglio, voglio scrivere. Eh, e quindi, e poi anche perché, la, la, anche perché mio padre mi aveva trasmesso questa passione per, per la lettura, per, la cosa che mi è spiaciuta di più è che ho disperso la biblioteca di papà, no? Perché... Soprattutto quando era agli ultimi è morto molto giovane, mio padre è morto nell'85, aveva 65 anni, molto di cuore. Leggeva i suoi, aveva tutti i suoi libri, dove c'erano le cose, Arturo Carlo Jemolo, eh, le lettere del carcere di Gramsci, poi gli avevo regalato le lettere di condannati a morte e esistenza resistenza di Poldo Pirelli. Leggeva Buonaiuti, perché lui era. Si ispirava al movimento modernista, quindi insomma mio padre mi aveva trasmesso la moda per la, per la cultura. Per... Poi, sa, eh, allora l'educazione era anche un ascensore sociale, non in senso di reddito, ma in senso di conoscenza. Insomma, capivi che poi ho avuto la fortuna che ho avuto delle persone che mi hanno voluto molto bene. E quindi questo è stato ciò che mi ha... E la politica? Lei l'ha sempre fatta e la fa, con le sue lo parole, fa. con gli Sono iscritti. uscito dal PC nell'84, poi ero stato sconcertato da Le avranno chiesto di... Di, di candidarsi, no? Sì, me l'hanno chiesto in quel periodo lì, quando ancora ero a Torino e poi dopo, E poi anche dopo, dopo, lo sappiamo, a Milano, e, 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 a e a lei? Ma no, no, no io... Io, sem io ho voluto fare l'intellettuale, io volevo fare l'intellettuale di professione, come diceva Max Weber, no? Uh, il mio Beruf era l'intellettuale di professione. Poi, vabbè, poi ho una grande passione per l'industria in un mondo che odia l'industria, quindi perché odio l'industria? Beh, scusi, non vede. Perché, perché odiano la scienza, odiano la tecnica. Anche i Novas vengono dall'anti-industrialismo. No? Ce l'hanno contro le multinazionali, ce l'hanno contro l'imprenditore. Cioè c'è questo. C'è cioè, questo. Soprattutto c'è questo. No, ma no, a livello quello di. Quello che io chiamo no? l'anticapitalismo di destra. Uh -huh. L'anticapitalismo di destra. fondato sull'ignoranza, fondato su questo disprezzo per chi lavora. Eh, ad esempio, io negli ultimi anni ho dedicato molti dei miei sforzi alle piccole e medie imprese, agli artigiani, con eh, la Fondazione Germozzi, con la Confartigianato. Ecco. Anche lì, no? anche lì non, non si valorizza questo lavoro che è ancora quello che, ci, che è più vicino alla cultura, ma come in qualsiasi anche grande azienda. No? E quindi questo è uno dei mali storici di questo. è il fatto che non c'è più un rapporto tra intellettuali e popolo e che gli intellettuali italiani sono retorico-letterari. No? E degli anni 50 in poi, 60, insomma, che questo rapporto non c'è più. Sì, forse, sì, vabbè, il, il rapporto no, tra intellettuali e popolo, eh, beh, inizio, sì, quando finiscono i grandi partiti di massa, i lavoratori non hanno più una rappresentanza politica oggi. E Questa è una, è, una, è una cosa terribilmente grave, terribilmente grave. Il lavoro non è rappresentato. Sapelli, lei prima parlava del grande amore che è sua moglie, e sicuramente avrà in mente una canzone, una musica, la vostra canzone, la vostra musica. Beh, eh? la nostra canzone, la nostra musica sentimentale, forse non, non l'abbiamo. Abbiamo, Abbiamo l'Ottava di Bruckner. Che quando ci siamo sposati alla chiesa di San Marco, l'organista della chiesa, questo organo famoso su cui appunto suonò Mozart a San Marco, in via San Marco a Milano, abbiamo voluto ascoltare. Ecco, questa è la musica che chiamo molto sentire. Grazie.